turistica del Matese, ci sono le nevi di Campitello Matese, ci devono essere le nevi di Rocco Mandolfi, ci sono le nevi della Gallinola che vanno valorizzate e produrranno ricchezza per questo nostro paese. Passo la parola al sindaco e chiedo scusa, ho voluto ricordare questo perché per più di 30 anni questa è la nostra battaglia che io credo e ritengo consegno al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione di portare avanti nell'interesse non solo di San Polo, ma nell'interesse del Molise, nell'interesse della regione, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa. Grazie all'ex sindaco di San Polo, Luciano, che forse si è allarmato un poco per questa situazione, diciamo. Intanto per la strada Santa Maria Terrate noi abbiamo una causa in corso e quindi non è escluso che possiamo anche vincere e quindi fare questa strada che per noi è di vitale importanza. Per ciò che riguarda l'area del parco, di circa 10 giorni fa una riunione con tutti gli esponenti regionali dove noi abbiamo finalmente ci hanno convocati come sindaci della fascia matesina dopo che nel Consiglio regionale, a causa di battaglie di ambientalisti, di Legambiente e di Pescambiente, la Regione finalmente è andata in difficoltà e ha pensato di convocare per la prima volta i sindaci. Sindaci che sono poi i tutori di tutte le aree della fascia matesina. Posso dire semplicemente che con la formazione del parco, comunità tipo San Polo Matese, già penalizzate per vincoli geologici, paesaggistici, e praticamente ci hanno messo in ginocchio come amministratori. Adesso ci sarà una forte battaglia, è già cominciata, che dovremo rivedere la questione del parco, anche perché si dice che molte di quelle delle 15.000 firme che hanno provveduto alla richiesta del parco non siano veramente tanto legali. Noi come amministratori ci stiamo adoperando perché vengono tolti questi vincoli e quindi possiamo finalmente, anche se non siamo proprio contrari al parco, purché ci mettono in condizione di sopravvivere. Grazie. Ascoltiamo Angelo e il suo gruppo che ci fanno sentire o Peppini e leghiamo un po' la vigna. Grazie. Stacca banda! Vai! Yeah.
Ed ora è il momento degli stornelli, Salvatore alla fisarmonica, Daniele alla chitarra. Se vuoi altro per stasera, lei se la smiccia, stasera c'ho due uova con la salsiccia. Bravo!